Ragazzi, ciao, come va? Tutto bene? Spero di sì per tutti, dai. Grosse novità. Sono stato contattato dalla ditta Mountain Top per fare la recensione di uno zainetto. E vabbè, la cosa ovviamente mi ha reso felice. E niente, me l'hanno inviato e adesso cominciamo a guardarlo un po' insieme, le caratteristiche e tutto quanto. Bene, allora cominciamo a dare un'occhiata. La prima cosa da dire è la marca. Allora, praticamente Marding Top e Mountain Top sono due marchi commerciali dello stesso produttore. Vengono appunto scelto o l'uno o l'altro a seconda del paese di distribuzione o della linea di oggetti che vengono venduti. Quindi vediamolo un attimo dalla parte esterna. Io ho scelto il colore nero perché è un po' più, come dire, universale, nel senso che ritengo questo zainetto uno zaino multiuso, cittadino e eventualmente diciamo anche outdoor. E il colore nero si adatta bene a tutte e due le situazioni. Ci sono comunque altri colori, tra cui appunto il verde militare piuttosto che il sabbia. Allora, vediamo un attimo. Il materiale con cui è fabbricato è del poliestere 600 denari, quindi una stoffa robusta, media, diciamo, ecco. Non è eccessivamente pesante e non è neanche leggera. Vediamo che sulla parte esterna è dotato di questi nastri molle che permettono di espandere la capienza dello zainetto, che è di 40 litri, con altri accessori. Presenza di un velcro dove si può praticamente attaccare una patch. Come dicevo, queste estensioni molle permettono di attaccare, per dire, che ne so, un moschettone piuttosto che gli accessori proprio dedicati, quindi tipo queste tasche che hanno queste fettucce che si infilano dentro a questi nastri e li espandono. Questo, siccome questi nastri poi sono presenti anche sulla fascia ventrale, è comodo inserire per esempio una taschina come questa per inserire, non lo so, cellulare, GPS, un coltellino, i documenti, il portafoglio, insomma, quello che si vuole avere al fianco da poter utilizzare a portata di mano. Il tutto è chiuso da zip. Le zip sono equipaggiate con questi nastri di cordini di paracord che sono, diciamo, sono un pelino forse magari più facili da manovrare rispetto alle solite zippettine in metallo. Si possono cambiare senza problemi. Le zip sono molto scorrevoli. Questa scorrevolezza è data anche dal fatto che all'interno le tasche e tutte le cuciture sono ribattute e nastrate, quindi non ci sono residui di lavorazione che possono interferire con lo scorrere delle cerniere. Lo zaino è dotato anche di questi nastri tenditori che permettono di praticamente compattare le cose che si mettono dentro in modo che camminando non si abbia il carico che va da una parte o dall'altra. Vediamo la presenza di tasche laterali al posto di quelle solite che si trovano con le retine. Anche queste sono chiuse da zip, scorrevoli, come si può vedere. Sono dotati anche loro di sistema molle sui fianchi, quindi anche qui si può aggiungere per esempio una taschina o mettere degli accessori. La capienza delle taschine laterali è più che sufficiente, ci sta dentro tranquillamente una bottiglietta d'acqua da mezzo litro piuttosto che una borraccia come questa, che
da 750 cc, questo è della Quechua per dire, Decathlon. La forma si adatta perfettamente, altrimenti tranquillamente ci stanno dentro accessori, tutto quello che può servire anche qui a portata di mano senza dover aprire completamente lo zaino. Sulla parte diciamo sottostante ci sono anche lì quattro di questi nastri. Non, beh, vediamo, adesso lo giro. Spero che si possa vedere, quindi questi quattro nastri per attaccare sotto qualcosa tipo un materassino piuttosto che una coperta. Non ci attaccherei sinceramente una tenda o qualcosa di pesante perché comunque sia la stoffa è di una, come dire, una grana media, non ci metterei pesi eccessivi sul fondo. Cuciture raddoppiate anche in questo caso. E sulla parte superiore, se si riesce a vedere bene, è presente questa feritoia che permette di far uscire la canna dell'idratazione inserendo all'interno dello zaino una camel bag. Allora, vediamo la parte posteriore abbastanza. Parte posteriore abbiamo gli spallacci, sono ben imbottiti, sono robusti, sono rinforzati da questa nastratura che è cucita e quindi è solidale con lo spallaccio. È dotato di anelli AD, dove si possono attaccare accessori, fischietto, quello che si preferisce, il GPS per tenerlo vicino e poterlo guardare, diciamo, senza doverlo estrarre dalle tasche, cinghietto pettorale che permette di fissare meglio gli spallacci e tenerli più fissi sul corpo. Gli spallacci sono regolabili ampiamente. Le cinte che permettono di regolare sono molto lunghe. Faccio presente che tutte le cinghie, tutte, sono ripiegate e cucite. Quindi, a differenza di altri prodotti che magari costano un po' meno, questo zaino al momento in cui sto facendo la recensione costa circa 46 euro, 45-46 euro. Ce ne sono di magari più economici, però per esempio un particolare, a parte la ricucitura e la ribattitura nastrata delle cuciture interne, tutti questi nastri esterni sono semplicemente tagliati e elettrosaldati, quindi dopo un po' praticamente la saldatura a caldo si sfilaccia e il nastro comincia a sfilarsi. Come dicevo, se praticamente diciamo questi nastri non hanno questo tipo di finitura, quindi il piegarli e ricucirli su se stessi, quindi sono semplicemente tagliati e elettrosaldati, a parte che diciamo si possono sfilacciare dopo un po' di uso, nel momento in cui si sono estesi, insomma, in poche parole, fino in questa situazione qua, è facile che il nastro salti fuori perché non ha un fermo che lo impedisce di uscire. Anche perché di solito questi nastrini vengono dati in dotazione piuttosto corti. Questi invece sono parecchio lunghi, qui siamo direi attorno ai 50 centimetri se non di più, e quindi la cosa si può adattare a diverse corporature. Allora, possiamo vedere che la maniglia di trasporto è posizionata in questo punto qua in alto. Altri zaini l'hanno invece, per dire, cucita assieme agli spallacci. Allora, c'è un vantaggio ed è che è molto facile prenderla, è ben imbottita, è robusta perché praticamente si sente dentro lo stesso materiale che c'è negli spallacci ed è ben cucita e ricucita in alto.
Quello che si può dire è che il collo a questo punto però può arrivare massimo qua, non può arrivare a toccare lo schienale. Anche qui vuol dire che praticamente avremo un po' d'aria che passa dentro, però per persone di statura bassa, secondo me, dato che lo zaino comunque è lungo 55 cm, potrebbe non essere proprio facilissimo adattare la vestibilità dello zaino alla propria persona, ecco. Quindi diciamo che bisogna un po' abituarsi al fatto che c'è questa maniglia e che il collo può andarci contro. Quindi, per esempio, avendo solo una maglietta, qui potrebbe essere un pelo fastidioso, ecco, però basta volgerci qualcosa o tenere lo spallaccio un pochettino più basso, quindi far scendere un pochino lo zaino sulla schiena e appoggiarsi sulle fasce ventrali. Fasce ventrali che ora andiamo a guardare. Ah, ecco, vabbè, gli spallacci non sono dotati di sgancio rapido, quindi non hanno quel sistema per cui si possono aprire rapidamente. In compenso, qua in basso è rinforzato l'ingresso e diciamo, il fatto che, cioè, è rinforzato il loro attacco al corpo dello zaino. Ecco, il nastro non è semplicemente inserito e cucito, ma c'è un rinforzo che tiene. Le fasce ventrali, bene, le vediamo dopo. Adesso guardiamo un attimo lo schienale. Come si può vedere, è in retina mesh, sotto è imbottito, c'è questo disegno che facilita la traspirazione. Anche gli spallacci nella parte sotto, come si può vedere, sono dotati di praticamente retina mesh, quindi la reazione è sicuramente garantita. Credo di aver già detto che il cintino, diciamo, pettorale è regolabile sia in ampiezza che in altezza. Le fasce ventrali, ovviamente, uno dice dove sono, dove sono, ci sono dentro qua. Eccole. Una e una due ventrali o lombari, che si vogliono chiamare. È un sistema, direi, molto intelligente, perché nell'uso cittadino queste probabilmente non mi servono, anzi quasi senza probabilmente non dovrò probabilmente mettere dentro carichi che mi obbligano a usarle. Mentre se devo andare a fare un agito o qualcosa e ci metto qualcosa in più, queste sono sicuramente da utilizzare, perché appunto scaricano sulle anche o sul bacino il peso e non sulle spalle. La circonferenza è ampia perché ci sono circa 50-60 cm da qui al top del nastro, quindi diciamo che c'è 1 metro, 1,20 m di circonferenza che si può tranquillamente utilizzare. Sono dotati anche loro, appunto, come dicevo prima, del sistema MOLLE, per cui ci posso attaccare tranquillamente la mia borraccia, ci posso attaccare la taschina esterna e inserirci dentro quello che voglio avere a portata di mano. Sulla parte esterna mi sembra di aver detto tutto. Allora possiamo andare a vedere la parte interna e la capienza del zaino. Ecco, un attimo di pausa e arrivo subito. Ok, allora, come detto prima, ci sono questi tenditori che servono appunto per comprimere e tenere saldo il contenuto. Quello dall'altra parte, eccolo qua. E anche questi sono, come si vede, ampiamente regolabili. Di nastro ce n'è finché si vuole. Tasca, la prima tasca più piccola. È dotata di un organizer, quindi c'è una serie di taschine. Sono dei portapenne, ci sono delle tasche più grosse, c'è una tasca chiusa da zip e anche questa, come si vede, va molto bene. Come dicevo,
cuciture ripassate nastrate, anche quelle verticali, presenza del moschettoncino per mettere in salvo chiavi o quello che si vuole che non vada perso o che si vuole che sia reperibile al volo. Quindi, per esempio, ci attacco una torcetta e la trovo immediatamente. Tasca diciamo mediana, quindi questa ha una sola zip. Questa invece è dotata di due zip, quindi si apre così. L'apertura non arriva al fondo dello zaino come in alcuni zaini tattici. Abbiamo anche qui la doppia diciamo nastratura e cucitura di cerniere e di zip. Questa è anche foderata, cioè oltre alla stoffa esterna c'è una fodera interna, penso sia poliestere anche questo, e la fodera continua sotto. Questa tasca arriva fino in fondo allo zaino. Abbiamo la presenza di una tasca in rete mesh, anche lei, con la sua zip che si apre e si chiude. Veniamo al tascone. Quindi alla parte proprio vera e propria dello zaino, c'è da dire che lo spazio di questa tasca cioè proporzionale a quello che si mette nella tasca centrale, perché se qua si riempie lo spazio disponibile qua ovviamente è minore, se c'è meno roba qua c'è più spazio, quindi si può suddividere in due comparti il contenuto dello zaino. Adesso spero che non mi caschi fuori subito tutto quello che ho messo dentro, perché era cioè per far vedere capire un po' la capienza. Praticamente si è sdraiato tutto. Comunque facciamo conto che, allora, come altezza ci stanno dentro, ce n'erano 6, ma 3 diciamo che sono svaporate durante due bottiglie di coca. E questo che si può vedere sono 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua minerale, quindi queste più qui sopra tranquillamente ci possono stare 3, e altre 3 qua davanti, cioè uno può metterci dentro tranquillamente 6 lattine. Oltre alle 6 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri, 6 lattine di birra da mezzo litro, di quelle grosse, insomma, poche parole. Diciamo che quindi anche il picnic o la grigliata non presentano problemi di trasporto. Lo zaino è robusto e quindi anche con questo carico, comunque la maniglia regge, e gli spallacci direi che anche loro possono farcela. Non andrei sinceramente oltre. Adesso ripeto, questa è una prova estrema, nel senso che 6 bottiglie d'acqua sono circa 9 litri di scusate, sì, 9 litri d'acqua, quindi circa 9 kg di peso. Secondo me siamo già un po' al limite per una cosa di questo genere, nel senso che non che non sia robusto e non le può trasportare, però la struttura penso che non sia fatta per quello. Ci sono zaini più tecnici per gite o per percorsi che richiedano di trasportare pesi più sostanziosi. Quindi andiamo a guardare l'interno. Anche qui abbiamo le nostre doppie cuciture e la nastratura, quindi sia le cuciture sono ribattute, sia la cucitura delle zip è ribattuta e nastrata. Questa è la paratia che separa l'altro scomparto. Qui in fondo abbiamo un'ulteriore tasca. Adesso cerco di tirar fuori, se non faccio disastri ecologici, le bottiglie d'acqua. Credo che si veda che sono piene.
quindi tascone molto ampio e tasca posteriore. Allora, questa è imbottita anche lei, leggermente, ma comunque è imbottita. Ha un soffietto che le permette, spero che si veda qua, ha un soffietto che le permette di dilatarsi. Questo perché qui si potrebbe mettere appunto la camel bag, cioè la riserva d'acqua, con la cannuccia che esce qua da questo foro e permette di bere senza dover aprire lo zaino. Quindi se c'è l'acqua, ovviamente questa può diciamo espandersi verso l'interno dello zaino senza dare fastidio alla schiena della persona. Schienale che contiene, oltre all'imbottitura che abbiamo visto prima, un guscio semirigido che dà un po' di struttura alla cosa e comunque impedisce, diciamo, all'esterno di sentire cosa c'è all'interno, e l'interno è più protetto da eventuali colpi. Questa tasca può tranquillamente contenere anche un tablet, direi anche un PC portatile non troppo grosso, penso un 14-15 pollici ci sta dentro senza problemi. Che dire, il buco qua ovviamente può essere utilizzato se si ha la camel bag bene, se no per far passare un cavo, per esempio voglio mettermi le cuffiette piuttosto che ne so il cavetto di una batteria, tengo la batteria dentro e tolgo il cavetto fuori per ricaricare un qualche cosa di alimentazione. Insomma, si adatta a usi molteplici. La tasca è dotata di una chiusura, quindi anche qua per sistemare il carico, quindi spazio in abbondanza. Che altro posso dire? È fatto bene, ecco, ripeto, è di qualità, le finiture sono molto buone. E ecco, come recensione, ecco, io l'ho usato un paio di settimane, quindi in ambiente cittadino, avanti e indietro dal lavoro, quindi con le mie cose, e ci ho fatto anche un paio di brevi escursioni con dentro quello che può servire per appunto un'escursione breve, roba tipo vado via la mattina e torno al pomeriggio. Ecco, quindi. Ok, veniamo a qualche considerazione finale. È un buon prodotto, è fatto bene, è ben rifinito. Secondo me è un prodotto multifunzionale, quindi cioè uno zaino multifunzione che va bene sia per un'attività giornaliera cittadina sia per un'attività fuori porta, una passeggiata, una camminata, quello che si vuole, basta che non sia particolarmente impegnativa, di una giornata. Ecco. È ampio, porta parecchie cose, si possono inserire, non esagererei sinceramente col peso da trasportare, non tanto perché non sia particolarmente, cioè perché non sia robusto, ma diciamo che ci sono degli zaini tecnici fatti apposta per la camminata in montagna, o montagna intendo proprio, cioè una cosa seria, roccette e via dicendo, sul sentiero, va benissimo, cioè non ci sono problemi. Lo vedo, ecco, invece bene per appunto un'attività giornaliera cittadina, tra virgolette, per fare un viaggio, ci sta dentro sicuramente uno o due cambi di vestiti, cioè vestiti ovviamente non vestiti da sera, insomma, ecco, intendiamoci. Il campeggio, qui ci sta dentro penso tutto quello che possa servire per un campeggio. Non posso, dal mio punto di vista, trasportarci una tenda, quindi ho la macchina, questo lo uso per inserire tutto quello che mi serve per campeggiare. Ecco,
la palestra, la piscina, l'ufficio, abbiamo, credo si possa, si sia visto che per esempio può trasportare direi tranquillamente un PC portatile, un tablet, con tutto quello che può servire per la vita di tutti i giorni. Ecco, la famosa breakout bag, perché no? Non è impermeabile totalmente, però può resistere all'acqua e l'impermeabilità al limite, come posso dire, la si ottiene semplicemente con un sacchetto di plastica robusto, si mette dentro, le cose si mettono dentro in questo sacchetto di plastica e quindi ecco, si può risolvere in quel modo lì. Niente, io mi sento di consigliarlo. La ditta mi ha promesso un codice sconto attorno al 15%, se me lo confermano lo si troverà sotto a questo video. Niente, è la prima collaborazione che faccio con una ditta che mi manda qualcosa da testare, spero di non aver annoiato nessuno e faccio un saluto a tutti. Ecco, grazie, ciao.